Gianni, buonasera. Io stamattina ho avuto il piacere di contrabbattere con una candidata sindaco, Raggi, che mi ha affermato che lei è di destra e c'aveva 10 petroliani intorno a lei, al mercato coperto, lo scolano terzo, va bene, io ho detto io sono comunista e a te te metto a zero, gli ho detto, praticamente, perché voi siete chiacchiere e distintivo. E gli ho detto pure che non vi riconosco più come forza di sinistra, va bene, perché voi nel Parlamento avete votato da contro la casa monumento di Chilazza, di Gramsci, che è un fondatore del Partito Comunista Italiano. Io ho detto, avete tradito l'idea comunista e quindi siete tutti fascisti. E invece c'erano alcuni intorno a loro che hanno detto, se servisce il Partito Comunista, loro ritornano nel Partito Comunista perché hanno votato, praticamente. Quindi io ho avuto questa discussione, io non mi metto paura nel manco del Papa e del Presidente della Repubblica, discutere politica, perché tanta militanza che ho mi dà coraggio ad andare avanti, capito? E mi dispiace che la Boschi e altri hanno messo in mezzo l'ANPI. Io sono iscritto, sono il direttivo dell'ANPI, Nido delle Vespe, Quadrato Civicità, il ricordo di mio padre, che è stato partigiano nel 45, è stato premiato da Pertini con il diploma e la medaglia della piramide di Calicestio. Io rivendico questa idea, praticamente. La Costituzione, la riforma della Costituzione, guardate, è pericolosa, ma è ancora pericolosa, legata con la riforma elettorale, compagni. Questo dobbiamo dire alla gente, perché con la riforma, della riforma elettorale non se ne parla. Adesso tipicamente la sinistra del PD sta cercando di modificare, perché praticamente aggiunta alla modifica della Costituzione, aggiunta la riforma elettorale, noi avremo praticamente un premierato assoluto, praticamente avremo un Consiglio dei Ministri che ci avrà il potere di nominare la Corte Costituzionale, gli organi costituzionali, tutto. Quindi avremo una dittatura velata, compagni. Questo dobbiamo dire alla gente. Alla gente dobbiamo dire che oltre alla Costituzione c'è anche la riforma elettorale, che nessuno ne parla, perché sotto sotto praticamente la vogliono far passare una riforma democratica. Non è democratica, compagni. Dal premierato al Presidente del Consiglio, e non si sa se è Renzi, Pico Pallino o Berlusconi. Quindi, compagni, qui andiamo verso una dittatura vera e pura. Poi voglio affrontare un altro discorso, compagni. La figura di Berlinguer. Praticamente Berlinguer l'hanno messo, praticamente che lui voleva il bicameralismo, praticamente il perfetto, praticamente la camera sola. Non è vero, compagni, perché c'era allora il proporzionale puro. Noi votavamo col proporzionale puro. Quindi un voto è una testa è un voto. Quindi quello era un discorso praticamente a quell'epoca, lo vogliono far ritornare a quest'epoca qua. Tirate la giacchetta per Berlinguer, che è stato l'unico compagno comunista che è morto praticamente sulle barricate, contro tutto il comitato centrale praticamente. A me mi dà molto fastidio. Grazie, compagno.